Circa 65.000 le persone che a Salerno e provincia sono potenzialmente beneficiarie del reddito di cittadinanza. Da oggi si può effettuare la domanda, ma in città non si registrano grandi folle. Tranquilla la situazione negli uffici postali. Al CAF della CISL in tanti si sono presentati già dalle prime ore della mattina. Aspettavamo che il 6 marzo appunto ci fosse questo assalto. Per le domande c'è tutto marzo e fin addirittura aprile. Situazione sotto controllo al CAF della CGL, dove le richieste non sono state numerose. L'affluenza è modica, noi ci aspettavamo forse un numero più elevato di persone, ma per quanto riguarda i nostri contribuenti già erano a conoscenza che potevano rivolgersi anche dopo la data di oggi e quindi verranno chiamati con appuntamento. Ci sono delle telefonate che stiamo ricevendo stamattina e quindi proprio per non far fare questa calca presso i nostri sportelli chiameremo i contribuenti. Speriamo che sia una cosa giusta. Io ho qualche dubbio veramente, perché ci sono alcuni che fanno degli sotterfugi, imbrogli, dichiarazioni online da soli, perché io dopo 34 anni ho perso il posto di lavoro e spero in questo reddito di cittadinanza, lo spero. Spero che va bene e che veramente lo Stato fa un passo avanti così come ha promesso. Perché è un momento di debolezza, di difficoltà economiche, speriamo che va bene, che non è tutta una cosa pubblicitaria. Una mano per ripartire. È utile, sì. Sono iscritto al collocamento dall'84, non mi hanno mai chiamato.